proprio questa. Tutto lui aveva fatto uno storyboard, questo Legrin, questo mio amico. Michel Bosé doveva essere attaccato da una vipera. La vipera cornuta e dopo insieme al mamba, l'animale più pericoloso che c'è, tu muori immediatamente. Vipere cornute, dico, ne avevano prese di scena alcune finte vipere cornute, cioè finte, gli avevano tolto il veleno, ma ormai erano mezze, diciamo, dopo un po' la vipera cornuta la tieni lì, gli togli il veleno, già che è cornuta, solo dopo un po' erano sfigate queste vipere, erano tutte smazzolente, non facevano più le azioni che avrebbero voluto. Però comunque per parare, per dare una difesa a Miguel, c'era una lastra di cristallo davanti alla faccia di Miguel. Quindi la vipera cornuta si sarebbe dovuta avvicinare al viso di Miguel e doveva partire per morderlo. Miguel nel film era talmente figo e macio che solo con la testa fuori, per difendersi, mangiava al volo la testa della vipera cornuta, che è una roba che, insomma, raccontata, non perché Miguel, che è simpaticissimo, ma insomma neanche se era Bruce Willis ci stava dentro, ma Miguel ancora meno, poteva cantargli na, per addormentare un po' la vipera cornuta. Morale della favola, si gira il braccio della macchina da presa, si gira, allora c'erano ancora le macchine da presa, non si faceva più, e tocca la lastra di cristallo. La vipera cornuta non era molto pericolosa, perché ormai era smazzulenta, però la lastra di cristallo era pericolosa. Si crepa la lastra di cristallo, fa una sai come quando si crepa il cristallo, e si stacca e cade come una mannaia sulla faccia di Miguel, cioè che Miguel sarebbe diventato Califano di corno, che avrebbe tranciato il naso di nero. Invece casualmente si appoggia, siccome si era rotto per così, si appoggia qua e va lentamente verso il naso di Miguel, non riescono a fermare un po', cioè, quindi Miguel gli è rimasto solo un accenno di vero, però si è salvato un naso. Questo era l'antefatto. Finiscono le vipere cornute, noi eravamo lì, e dopo c'è il bello della scena che devo fare, eravamo lì a aspettare e dico, qui. Se è pieno di vipere cornute di scena, quelle che hanno tolto il veleno, ci saranno anche quelle col veleno qua attorno. Quindi uno stava un po' a dire, no, non c'è problema, ma che sterdi? Non è Ermese, quindi stanno solo le stare, d'inverno non c'è stare. Finiscono le vipere, c'è uno che dice, partono in 20 e arrivano dopo 6 minuti con mazzi di vipere cornute in mano, perché ogni sasso dove eravamo noi c'era del sotto, cioè, che peraltro non è pericoloso, tu basta che non alzi il sasso, lei sta lì, tu stai lì, non ti fanno, non, nessuno è mai stato morso da sta vipera cornuta, però la vipera cornuta c'era, quindi questo era il clima.